E oggi cerchiamo di introdurre alcuni temi relativi a come queste attività possono essere messe insieme, quali sono le strategie, strategie didattiche che possono supportare tutte queste attività. E quindi io lascio subito la parola ad Antonella Lotti per introdurre il tema e poi si alterneranno, credo. Buon lavoro, Antonella, grazie. Ok, grazie Tommaso. Buongiorno a tutti. In effetti sono una new entry a Unimore perché ho preso servizio il 1° febbraio, appunto, del 2020. E niente, sono molto emozionata di essere qua oggi con voi. È il mio primo webinar e quindi spero di essere all'altezza dei colleghi che mi hanno preceduto. Innanzitutto ringrazio Tommaso, Anna Di Pace, Luciano Cecconi, Katia San Nicandro, Anna Maria De Santis, Claudia Bellini, Cinzia Tedeschi, Bojan e Stefano per avermi coinvolto in questa serie di webinar che devo dire sono molto belli e molto utili. Oggi parliamo di Flipped Classroom e dintorni per verificare se è possibile realizzare una didattica attiva, costruttiva e interattiva anche appunto a distanza. Gli obiettivi di questo webinar sono quelli di esplorare alcune strategie che rientrano un po' sotto il cappello della Flipped Classroom. Ci sono il team-based learning, gli EAS, che sono gli episodi di apprendimento situato, il team-based learning, il problem-based learning, per verificare se e come è possibile utilizzarli anche con una didattica appunto online. Per fare questa esplorazione useremo cinque situazioni paradigmatiche che ci illustrano cinque docenti che si rivolgono appunto al centro Edunova, agli instructional designer del centro Edunova, chiedendo appunto consigli su come fare per poter eventualmente risolvere alcune problematiche che loro riscontrano in questo passaggio dalla didattica in presenza a quella appunto online. Io sono sicura che in queste cinque situazioni paradigmatiche ognuno di voi si potrà identificare, forse anche in più di uno. Vorrei partire innanzitutto con la definizione di Flipped Classroom e in qualche modo vorrei recuperare proprio un accenno storico. Flipped Classroom vuol dire classe capovolta ed è una strategia didattica che è stata introdotta nella scuola così negli anni 90, in particolar modo da questi due chimici che troviamo di fronte a noi, che sono Jon Bergman e Aaron Sams, che erano due insegnanti di scuola secondaria in Colorado negli Stati Uniti e avevano i ragazzi che gli studenti che spesso non riuscivano ad andare a scuola perché vivendo in situazioni rurali c'erano delle abbondanti nevicate e rimanevano reclusi a casa loro. Quindi loro hanno pensato di videoregistrare le loro lezioni, quindi prendevano le lezioni in PowerPoint, hanno aggiunto la voce e le hanno messe sulla piattaforma della loro scuola. E si sono resi conto con grande sorpresa che questi studenti in realtà, guardando queste video lezioni, tornando poi a scuola, erano assolutamente in pari come i loro colleghi. Quindi decisero di ampliare, quindi di dare la possibilità di usufruire di queste video lezioni anche agli studenti che continuavano ad andare in presenza e si resero conto che in realtà funzionava. Quindi in qualche modo liberarono il tempo che era dedicato alla lezione in aula e si trovarono questo tempo che potevano utilizzare per altre attività, tipo appunto esercizi applicativi, lavori a piccoli gruppi, piccoli progetti, e si è reso conto che in effetti era molto efficace sul piano dell'apprendimento. Quindi fecero delle sperimentazioni e pubblicarono un test nel 2012, il quale diffuse poi la Flipped Classroom in tutto il mondo e anche in Italia. Se noi infatti andiamo sul sito di Avanguardie Educative, che è un po' il sito che raccoglie tutte le esperienze di didattica innovativa che avvengono nelle scuole italiane, noi vediamo che ad oggi la Flipped Classroom o la classe capovolta è proprio quella più diffusa. Addirittura sono 611 le scuole che a ieri la stanno utilizzando in Italia. E in Italia è un po' più raro trovare delle esperienze all'interno dell'università, però ci sono e le vedremo insieme. Oggi però in effetti questo perché
i docenti universitari non introducono spesso la flipped classroom, perché pensano che molti dei contenuti che gli studenti dovrebbero studiare devono essere veicolati appunto dalle lezioni fatte dai docenti stessi. Però oggi, con questa emergenza del coronavirus, in realtà noi ci rendiamo conto che molti docenti, molti di voi che state seguendo in questo momento, stanno videoregistrando le loro lezioni. Pertanto l'anno prossimo probabilmente, ma avremo tutte le video lezioni che potrebbero essere utilizzate eventualmente con questo approccio flipped. E quindi a questo punto si potrebbe usare il tempo in aula per fare progetti, lavoro a piccoli gruppi, tutte quelle cose applicative che vorremmo fare, che però diciamo che poi non abbiamo tempo per realizzare. Tullio De Mauro, che è stato ministro della pubblica istruzione in Italia, dice che in Italia noi abbiamo questa sacra trinità nella scuola, ossia che di solito in aula, in classe, c'è il docente che fa lezione dalla cattedra e racconta quello che di solito poi è nei libri. Poi lo studente va a casa e studia e fa degli esercizi applicativi per appunto verificare di aver compreso. Poi torna in classe e viene interrogato per verificare appunto se ha appreso in maniera corretta. E quello che dice appunto Tullio De Mauro nella prefazione a un libro molto bello sulla Flipped Classroom scritto dai colleghi Cecchinato e Papa, dice che in effetti la sequenza tradizionale, quindi aula lezione, casa compiti e poi in aula di nuovo per fare la valutazione, è in realtà capovolta, nel senso che in teoria a casa appunto ci sono le video lezioni o lo studio indipendente su articoli, su libri, su dispense. In aula poi ci sono gli esercizi applicativi fatti in piccoli gruppi da soli e la valutazione formativa. La sfida oggi con voi è di andare a verificare se questa flipped classroom e appunto gli scenari che in qualche modo sono confinanti a questo approccio sia possibile introdurli anche all'università in una modalità appunto a distanza. Chi ce lo può spiegare meglio di Anna Maria De Santis, la nostra instructional designer di Edunova, a cui cedo la parola. Grazie Antonella, mi hai fatto una presentazione troppo carina, troppo bella, adesso deluderò tutti. Antonella ci ha già spiegato, ecco, come in questo senso della flipped classroom si invertono gli spazi. Gli spazi della didattica in realtà si invertono anche molti, molti altri aspetti, molte altre attività. Quando noi pensiamo se pensiamo allo scenario del digitale, dei corsi online e così via, pensiamo possiamo in qualche modo avvicinare la flipped classroom a quelle che sono le modalità blended. Molto spesso la flipped classroom è uno degli approcci che viene utilizzato nei corsi, negli insegnamenti dei corsi di laurea blended, proprio perché c'è questa alternanza di ambienti. Oggi, come già ci ricordava Antonella, non siamo nella situazione di alternare ambienti, quindi diciamo un approccio specifico come il blended, piuttosto che un approccio di flipped classroom, chiaramente in questo momento non fanno per noi. Però questi approcci ci dicono in effetti che qualcosa di ibrido, qualcosa di alternato, di mescolato, c'è anche lo possiamo recuperare nella didattica online. Che possiamo appunto proprio a partire dalle attività riconoscere come ibrida in alcuni aspetti. Ne abbiamo parlato nell'altro webinar, ma pensiamo all'alternanza nei tempi sincroni e asincroni, oppure delle questioni legate proprio allo scopo delle nostre attività. Se hanno uno scopo erogativo interattivo. In questo appunto situazioni, in queste alternanze, in questi binomi, possiamo andare a vedere quel tocco di ibrido che possiamo scoprire anche nell'online, su cui possiamo giocare con creatività, perché poi ci vuole molto creatività in didattica per strutturare i corsi. Come anticipava Antonella, noi vi volevamo proporre delle situazioni
e che rappresentano un po' la nostra quotidianità, tant'è che le vedrete indicate con i nomi della settimana, una settimana, proprio per dire che rappresentano un po' la quotidianità delle attività che noi che svolgiamo a Edunova. Partendo appunto dal dialogo con i docenti, andiamo a proporre idee che sono lì al confine fra didattica e tecnologie, insomma in quello spazio appunto di confine, per preparare insieme questi corsi online. Vedrete che volutamente non abbiamo inserito nomi dei corsi o di discipline, o non abbiamo limitato la produzione di, quando parliamo appunto della produzione di compiti, delle consegne, non abbiamo indicato se stiamo parlando di un saggio piuttosto che di un video, piuttosto che una relazione di laboratorio. Non l'abbiamo indicato perché questo è qualcosa che potete fare voi, cioè questo quell'aspetto che voi da docenti avete, che è proprio il vostro, cioè sui contenuti disciplinari nessuno più di voi può intervenire, può arricchire il dibattito. Quindi speriamo appunto, come diceva anche Antonella, che vi ritroviate, se non in tutte, almeno in qualche pezzetto, e che riusciate a prendere qualche spunto interessante per i vostri corsi. Partiamo con la prof del lunedì, che appunto ci dice che lei sta conducendo, la sua è una disciplina di base in cui propone concetti chiave e definizioni. È un corso del primo anno, quindi un corso in cui si impara il linguaggio che poi diventa utile, diventa indispensabile negli anni successivi al primo, ma anche poi quando si diventa dei professionisti. Dice la prof che in questo corso ciascun argomento è propedeutico al successivo, che ha una classe molto numerosa, oltre 300 studenti, e che, diciamo, quando si è trovata a svolgere i corsi appunto in aula, il metodo che ha utilizzato più spesso è quello delle lezioni frontali. Una volta che in qualche modo il docente ci ha spiegato il suo corso, quello che è, la prima cosa che proviamo a fare insieme è tirare fuori quello che è l'obiettivo di apprendimento di questo corso, cioè vogliamo sapere, ed è questo poi che diventa fondamentale nel momento in cui andiamo a progettare il corso, vogliamo sapere che cosa lo studente dovrà saper fare alla fine del corso, o anche quello che il docente vuole che lo studente sappia fare alla fine del corso. Questo è fondamentale, perché una volta che noi abbiamo definito questo obiettivo, ogni altra scelta, la scelta dei contenuti, come la scelta dei metodi, delle attività, la scelta della stessa valutazione, sarà da riferire a questi obiettivi. Nel caso appunto del docente del lunedì, e questo l'obiettivo del corso sarà quello di porre lo studente nelle condizioni di riconoscere, descrivere, definire, elencare, proprio perché stiamo parlando di concetti, di contenuti di base. Questa che vedete a fianco è una delle tassonomie sugli obiettivi più famose in ambito di didattica, che già dagli anni 50 è venuta fuori ed è rimasta un caposaldo proprio di questa, quando si va a parlare di obiettivi. E in questa piramide, in questo caso, questo tipo di corso sta proprio alla base, cioè alla base fra delle conoscenze del ricordare. Come vedete a fianco, mi fa piacere farvelo notare, anche se non abbiamo quel tempo di approfondire, a fianco avete dei verbi che caratterizzano il tipo di azioni che contraddistinguono questo, il livello della tassonomia. Ecco perché facciamo riferimento a questa tassonomia, e cioè utilissima per definire le azioni, le attività. Siamo quindi, come dicevamo, con il docente del lunedì, siamo alla base di questa piramide. Quindi
Questo che cosa significa in un corso su Dolly? Come traduciamo tutto questo in un corso su Dolly? Immaginiamo che il nostro corso chiaramente sia fatto da sezioni con tanti argomenti, quanti sono gli argomenti che nel nostro corso vogliamo affrontare, e poi abbiamo una struttura che si ripete abbastanza simile a se stessa, quindi dove abbiamo in un'ottica comportamentista un po' di video lezioni, un po' comunque di materiali che qui vedete caricati come una cartella piuttosto che un file, a cui seguono dei questionari per l'autovalutazione. Quindi ciascuna sezione viene pensata così. È importante che ci sia questo questionario perché ha più scopi. Innanzitutto permette allo studente di capire se in effetti ha capito, quindi di vedere che cosa ha sbagliato. Ma anche lo scopo, quindi da un lato aiuta a lavorare sugli errori, dall'altro ha lo scopo di rinforzare quello che in effetti è stato ha imparato. E quindi diciamo è proprio l'idea che in qualche modo ci sia questa continua verifica, questo continuo rinforzo di ciò che funziona e di correzione di ciò che è sbagliato. Dato che la docente ci aveva detto che in qualche modo voleva che gli argomenti fossero sequenziali, su Dolly noi possiamo andare ad inserire delle condizioni sia per il completamento delle attività sia per l'accesso alle attività successive. In questo modo, così come vedete nella schermata, avremo praticamente queste prime tre video lezioni da completare prima appunto di poter svolgere un questionario. Anche nel questionario impostiamo il completamento di attività. Questo completamento di attività che ci permette di far passare all'autovalutazione successiva soltanto quando lo studente avrà raggiunto i livelli che noi proponiamo, quindi una valutazione appunto o la valutazione sufficiente, se è questo che ci interessa, oppure un numero di che lo studente abbia completato tutti i tentativi che aveva a disposizione, proprio se ci poniamo in quest'ottica di dover rafforzare quello che lui ha appreso. Questo non escludiamo che ci siano dei momenti di confronto sincrono. Nella maggior parte dei casi qui abbiamo nello svolgimento dell'argomento abbiamo delle attività asincrone per lo più erogative con diciamo un po' di dinamicità, un po' di interazione quando parliamo del questionario. Non escludiamo invece che ci siano dei momenti più interattivi di confronto, sia di comunicazione in cui quindi come in un forum lo studente può praticamente indicare al docente cosa non ha capito, di quali chiarimenti ha bisogno, ma anche pensiamo di inserire un'aula virtuale del corso, uno spazio di confronto, quindi qualche lezione in streaming nel quale chiarire allo studente qualche concetto, rimarcare elementi e così via. In un corso così costruito ci aspettiamo che l'esame finale, quindi che il nostro esame sia un questionario, un po' perché il questionario è lo strumento con cui abbiamo esercitato lo studente durante tutto il corso, un po' perché, sempre per rifarci all'obiettivo di apprendimento che abbiamo stabilito, il questionario bene risponde al tipo di obiettivo che noi ci poniamo nel corso. Se siete d'accordo, passiamo al docente del martedì. Il docente del martedì ci dice che finora ha svolto nel corso delle lezioni frontali, ma tuttavia quando si trova a valutare gli studenti si accorge che non sono in grado di svolgere correttamente la parte più applicativa, la parte pratica del programma d'esame.
ripete le stesse video lezioni, ha un sacco di studenti da valutare, sembra che non riesca a coinvolgerli nel modo giusto. E ha un docente che ci parla, diciamo, che ci propone appunto una situazione di questo tipo, possiamo in qualche modo proporre un approccio, in base a quello che ci diceva Antonella, un approccio che sia flippant. Quindi iniziamo già a pensare a quelli che sono gli obiettivi di apprendimento. Come vedete, abbiamo sempre una base, quindi che è quella di conoscere contenuti disciplinari del corso, ma abbiamo anche un altro tipo di obiettivo che ci possiamo porre in questo caso, cioè che possiamo porre ai nostri studenti in questo caso, che è quello di applicare queste conoscenze in situazioni pratiche. Come vedete nella nostra piramide, vistiamo insomma l'ambito del comprendere, ma anche quello dell'applicare. Stiamo insomma risalendo praticamente la piramide, stiamo, diciamo, miriamo al vertice, vogliamo percorrere tutti gli obiettivi fino al vertice. E questi obiettivi sono fondamentali nel momento, come ci siamo detti prima, nel momento in cui noi andiamo a strutturare il corso. Come proponiamo qui? Un approccio puramente flipped, quindi in cui, diciamo, andiamo a invertire il modo in cui facciamo le attività solitamente, e quindi identifichiamo una prima fase di studio autonomo, dove, ecco, in questa fase per lo più noi proponiamo delle attività asincrone ed erogative. E invece poi abbiamo una seconda fase, che è quella che, diciamo, in un approccio flipped tradizionale, diciamo, sarebbe stato quello da fare appunto in aula, in cui proponiamo un'applicazione. E quindi, diciamo, abbiamo una seconda fase che è invece un'attività fatta da attività sincrone e che per lo più sono interattive. Che cosa andiamo a notare? Guardiamo un po'. Innanzitutto, diciamo, come dicevamo, oscillo da questioni didattiche a questioni tecnologiche, insomma, faccio un po', passo da un lato all'altro. Innanzitutto vedete che per organizzare nella sezione le attività abbiamo usato delle etichette che già contengono, perché molto semplici, non contesto eccessivo, ma che contengono già, per esempio, le date che sono fondamentali per lo studente per riuscire a regolare il suo studio in un tempo in cui non è la cadenza dell'andare a lezione che ci dà appunto un ritmo di studio, ma in cui appunto lo studente deve in qualche modo da solo comprendere quando è l'ora. Molto spesso quando non ci sono particolari scadenze, deve capire da solo quando è l'ora appunto di studiare. Quindi innanzitutto guardate questo. Un altro aspetto che ha sempre a che vedere con questioni proprio di piattaforma, di struttura delle attività in piattaforma è legata all'aula virtuale, alla gestione delle lezioni in streaming, oppure in tanti corsi è stata anche la registrazione delle lezioni. Come vedete, noi abbiamo inserito qui un'unica attività Collaborate, che poi è quella che trovate, diciamo, su Dolly, appunto, come forma per le lezioni in streaming, quindi diciamo quella che più classicamente magari vi trovate ad utilizzare. Quindi diciamo noi ne abbiamo inserita una sola, e poi nel momento in cui qui leggete lezioni in streaming non abbiamo nuove attività Collaborate, ma abbiamo semplicemente un link che rimanda alla registrazione. Abbiamo notato in molti corsi che per ogni nuova lezione veniva aperta una nuova attività Collaborate. Non è questa la strategia giusta. Diciamo, l'attività Collaborate è proprio
un grande contenitore in cui noi possiamo andare a registrare quante volte vogliamo, a fare quante lezioni vogliamo. È proprio, diciamo, un'aula in cui noi entriamo ogni volta in cui ne abbiamo bisogno. Se ci spostiamo quindi su questioni invece che hanno un po' più il carattere didattico, vedete che nella fase di studio autonomo noi stiamo dando agli studenti molte risorse diverse. Abbiamo video lezioni, abbiamo materiali di studio, abbiamo link utili, quindi tutto quello che voi ritenete opportuno possa appunto aiutare lo studente in questa fase di studio autonomo. Potrebbe essere una lezione... possono essere lezioni vostre, possono essere anche lezioni che trovate in giro, quelle famose Open Educational Resources che esistono, che ci sono, sono un bene condiviso e condivisibile, quindi diciamo senza dubbio sono un'ottima risorsa. Considerate che qui potete inserire tutto quello che volete, che possa essere il link a degli ambienti specifici della vostra disciplina, ad app specifiche della vostra disciplina, non so, articoli che avete recuperato, quindi davvero tutto quello che può essere utile da questo punto di vista. Nell'organizzazione quindi della fase di applicazione proponiamo, come vedete, 3 lezioni in streaming. Chiaramente, come dicevo, sono una proposta, 3 lezioni in streaming, una di presentazione della consegna, una di monitoraggio delle attività e una di restituzione dopo che gli studenti hanno svolto le loro attività. Anche in questo caso aggiungiamo dei materiali. Se pensate a dei laboratori, potrebbero, fra i materiali, potremmo, non so, inserire un'applicazione per il web che ci fa simulare delle attività svolte in laboratorio, piuttosto che un tutorial su come si scrive, quali sono i linguaggi, qual è la grammatica di alcuni software, pensate, non so, a R piuttosto che MATLAB, piuttosto che LaTeX, insomma, potrebbero essere foto di un vetrino di laboratorio, quindi, insomma, davvero qui dobbiamo con fantasia, insomma, con un po' di creatività andare a contraddistinguere i materiali che forniamo agli studenti. In questo caso il tipo di consegna che noi diamo è un compito. Abbiamo scelto il compito, ne avremmo potute scegliere molte altre che sono presenti su Dolly oppure anche all'esterno. Scegliamo un compito perché in questo caso abbiamo pensato magari a un'attività più strutturata. Possiamo pensare a un glossario, possiamo pensare a un database, a un'attività ancora più strutturata che il workshop. Diciamo, scegliamo noi il tipo di consegna, scegliamo noi i criteri di consegna, scegliamo i criteri anche di valutazione. Questo è un elemento, diciamo, il modo in cui strutturiamo queste prove può essere estremamente utile per la valutazione finale. Diciamo, una prima idea che può avvenire è quella di alternare, di avere un approccio ibrido anche nell'esame finale. Quindi immaginiamo un questionario di valutazione insieme a una relazione, un project work, una relazione di laboratorio e così via. Questa potrebbe essere una scelta, potrebbe essere un project work insieme a un esame orale, potrebbe essere un approccio ibrido, come dicevamo anche in questo caso. Nulla ci vieta di pensare a queste attività che facciamo nel corso come valutazioni in itinere e quindi vederle un po' come dei momenti che quindi non sono soltanto delle valutazioni formative, ma sono proprio dei momenti in cui lo studente sta costruendo, fra virgolette, il suo voto finale. Quindi diciamo, le pensiamo come un pezzo, come non solo un modo per seguire lo studente nel percorso che fa nel corso, ma anche un voto, un modo per dare appunto quel voto finale.
Qui vedete, abbiamo un rimando alla bibliografia con Antonella, abbiamo costruito una bibliografia finale che ci faceva piacere condividere con voi perché sappiamo che in poco tempo non riusciamo ad entrare nel dettaglio come sarebbe giusto, quindi insomma la troverete poi almeno i primi spunti per partire. Passo rapidamente, vado velocemente al docente del mercoledì che in qualche modo che ci dice appunto che per lei gli esami sono una tortura, che è importante nel suo corso che ci sia un'applicazione pratica degli approcci teorici, ma si rende conto che quando arriva a quella fase laboratoriale gli studenti non hanno acquisito appieno le conoscenze teoriche. E quindi che cosa si fa? Questo lavoro in gruppo, quell'organizzazione del proprio lavoro non sono soltanto uno strumento didattico, quindi uno strumento che la docente vuole utilizzare per far acquisire delle conoscenze disciplinari agli studenti, ma sono anche il modo in cui, dal suo punto di vista, questi studenti si troveranno a dover lavorare quando appunto saranno dei professionisti, e quindi è necessario che anche quelle competenze di lavorare in gruppo, di organizzare il proprio lavoro, di riflettere su quanto appreso e così via, diventino qualcosa di sempre presente nel loro tipo di nel loro studio, in modo tale che poi siano un'abitudine anche appunto da professionisti. Come possiamo pensare agli obiettivi in questo caso? Abbiamo senza dubbio una conoscenza dei contenuti disciplinari, risolvere problemi, lavorare in gruppo e diciamo talvolta, ecco, essendo comunque un corso che ha molto a che vedere con il creare un prodotto, col lavorare, quindi diciamo possiamo pensare anche a quello che è il vertice della nostra piramide del creare un prodotto. In questo caso che tipo di organizzazione diamo al corso? Anche in questo caso pensiamo a un'organizzazione flipped, vedremo in particolare, Antonella ci farà appunto un quadro più preciso su una tipologia di una metodologia specifica che è quella del TBL che si basa sulla flipped classroom e che proviamo in qualche modo a ripensare con la struttura che diamo al corso su Dolly. In questo caso abbiamo sempre una prima fase di studio individuale in cui forniamo dei riferimenti, quindi di studio, che siano video lezioni, che siano materiali o altro, e poi diciamo concludiamo questa prima fase di studio con un questionario che in qualche modo ci garantisce il fatto che gli studenti abbiano appreso quei contenuti disciplinari di cui la nostra docente del mercoledì non aveva certezza, insomma, non era poi così sicura che i suoi studenti avessero appreso questi contenuti disciplinari. La fortuna, insomma, che si ha nel momento in cui si propone un questionario su Dolly è che immediatamente noi abbiamo i risultati, e questo diciamo non solo su Dolly ma su ogni strumento digitale, diciamo abbiamo questa rapidità nell'avere chiaramente per dei questionari a risposta multipla o comunque nel quale facciamo una rapida valutazione, diciamo questo ci dà la possibilità seguire davvero i nostri studenti in diretta, accorgerci in diretta di che cosa rapidamente, ecco, con un'occhiata alle tabelle, questionari e grafici, di che cosa succede nella nostra classe, quali sono gli argomenti che sono meno compresi e così via. Chiaramente
Quindi il questionario ci aiuta in questo, a capire se gli studenti hanno capito. Partiamo poi con una attività di gruppo nella quale pensiamo a una lezione in streaming che possa essere una mini lezione del docente che chiarisce i dubbi appunto che sono che nel questionario abbiamo compreso essere i dubbi degli studenti. Dopodiché pensiamo a una divisione in gruppo con una consegna, lo svolgimento di questa consegna in un nuovo streaming che, per esempio, solo per fare un esempio, con Collaborate è possibile, possibile in una sessione normale, in una sessione che non richiede una particolare progettazione. Qui vi vedete appunto due schermate che sono relative al lavoro in gruppi, una nel pannello di amministrazione del corso, l'altra nelle impostazioni di consegna del compito. Questo era semplicemente un accenno, ma per farvi vedere, per dimostrarvi che in effetti che su Dolly possiamo lavorare per gruppi. Le colleghe poi nel prossimo webinar che appunto è dedicato a relazione, attività di relazione e collaborazione, diciamo, ci diranno di più, però era un modo per farvi vedere che in effetti su Dolly si può fare questa attività. Chiaramente in una struttura di questo tipo, strutturando il corso in questo tipo, il corso o magari soltanto una parte, perché poi non è detto che tutti gli argomenti del corso rispecchino una stessa metodologia didattica. Quindi anche diciamo in una anche appunto in un corso in cui prevediamo delle attività di questo tipo, quale valutazione finale pensiamo? Pensiamo appunto di proporre una approccio ibrido, come dicevamo prima, pensiamo che appunto i risultati a questi ai questionari, alle consegne delle attività di gruppo siano in qualche modo una parte della valutazione finale. Insomma, questo diciamo è qualcosa su cui chiaramente bisogna riflettere, bisogna pensare, bisogna confrontarsi anche in base alle discipline, in base a quello che leggevo un po' sulle questioni anche nella chat, sulle questioni delle prove in itinere e così via. Chiaramente è da pensare, però non lascio la parola a Antonella che ci dice qualcosa in più di questo metodo, di questa metodologia specifica, e taccio. Ok, quello che ci chiede appunto la professoressa del mercoledì in qualche modo può trovare risposta in una metodologia che Auni e More conoscono molto bene, che è il team-based learning. Il team-based learning è una metodologia che è stata appunto introdotta negli anni 80 da questo professor Larry Michelson, che è un professore di economia presso l'Università del Missouri, il quale, trovandosi in aula da 40 a 120 studenti di colpo, appunto dovuti un po' al boom demografico, all'accesso all'università da parte di tanti studenti, non voleva però rinunciare a fare una didattica a piccoli gruppi e pertanto ha sperimentato questa metodologia che appunto si chiama team-based learning, la quale ha una parte, come appunto in tutte le metodologie flipped, di studio a casa, di materiali assegnati. Però poi quando si arriva in aula, quello che avviene è molto strutturato, nel senso che per prima cosa il docente propone dei quiz, quindi delle prove strutturate, dei test individuali agli studenti per andare a verificare che abbiano veramente appreso quei materiali, quelle conoscenze che dovevano studiare prima di venire in aula. Successivamente, dopo aver dato questo test individuale, costituiscono dei gruppi e propongono lo stesso test individuale al piccolo gruppo. E si vede che in effetti gli studenti, dovendo rispondere alle stesse domande, tra l'altro con una sorta di gratta e vinci, apprendono molto l'uni dagli altri. E dopo aver soddisfatto la richiesta del docente di andare con questi test a verificare se gli studenti hanno studiato e hanno acquisito le conoscenze di base, possono in qualche modo questi studenti fare dei ricorsi, degli appelli, se pensano
che il docente avesse sbagliato a costruire le prove. Dopodiché il docente può fare una mini lezione e a questo punto, una volta che il docente è tranquillo che gli studenti hanno acquisito le conoscenze di base, ossia quelle conoscenze che erano appunto nei materiali assegnati, propone agli studenti un problema dove gli studenti possono applicare le conoscenze apprese per la risoluzione di un problema complesso, specifico e simultaneo. E gli studenti lavorano appunto in piccolo gruppo e grazie a questo lavoro in gruppo che avviene nel test di gruppo e in questo team application, diciamo che sviluppano anche le competenze trasversali di lavorare in gruppo, di risolvere problemi, che sono due competenze trasversali che riteniamo abbastanza importanti. E poi alla fine viene chiesto agli studenti di fare una valutazione tra pari, proprio per andare a verificare la loro capacità di studiare in maniera indipendente, di collaborare, eccetera. Vediamo che questo metodo del team-based learning, quindi praticamente prevede 1 o 2 ore di studio a casa prima di venire in aula, poi in aula questo momento dedicato a questi test individuali di gruppo che vanno a verificare l'acquisizione di conoscenze dura 30 o 40 minuti e poi dopo invece c'è la proposta da parte del docente di questo problema complesso che può essere risolto sia risolvendo il problema con delle domande a scelta multipla in sequenza oppure proprio facendo un progetto risolutivo. Quindi questo metodo del team-based learning, dicevo che è molto conosciuto anche a Unimore proprio perché il progetto triennale denominato progetto competenze trasversali è stato adottato da 25 docenti i quali hanno condotto una sperimentazione che è stata molto significativa e che ha toccato tutte le discipline che voi vedete descritte in questa slide. Ha toccato, coinvolto 2000 studenti e alla fine di tutto questo lavoro appunto si è visto che gli studenti hanno raggiunto in maniera significativa, sviluppato maggiormente rispetto ai gruppi controllo, la competenza trasversale del team working e del problem solving. E vedo che nella chat ci sono alcuni colleghi che hanno partecipato a questa sperimentazione, che è stato veramente molto interessante. E vedete appunto è stata svolta nelle aule, gli studenti arrivavano, studiavano, facevano i test individuali, poi lo facevano di gruppo, poi facevano appunto anche la risoluzione a questi problemi appunto rispondendo a delle domande a risposta aperta, a risposta chiusa oppure a risposta breve. Ma dato che questa esperienza che è stata condotta a Modena e a Reggio Emilia ha coinvolto così tanti docenti, però appunto prevedeva una parte diciamo flip di studio a casa, però una gran parte invece in aula, oggi con il coronavirus e un domani anche senza coronavirus potremmo pensare di poterlo fare in modo anche totalmente online. E andando appunto online noi possiamo trovare molti testi e molte sperimentazioni in tutto il mondo che ormai lo diffondono e vi sono delle esperienze che confortano in questa direzione. Però esistono anche delle esperienze proprio qui in Italia e in particolar modo in questo semestre due colleghi dell'università da cui provengo, la professoressa Marina Di Carro di chimica e la professoressa Maria Carmen Musai di psicologia hanno introdotto il team based learning nei loro corsi e a loro abbiamo chiesto una testimonianza per cui adesso vedremo due piccoli video da 2-3 minuti in cui ci raccontano come hanno fatto a portare il team based learning tutto completamente online. Buongiorno a tutti, mi chiamo Marina Di Carro e sono un docente dell'Università di Genova. Volevo condividere con voi la mia esperienza sul team-based learning che ho adottato in questo semestre a un corso al secondo anno della laurea triennale in chimica e tecnologie chimiche.
Il corso coinvolge 58 studenti suddivisi in 10 teams e si svolge quasi totalmente con il TBL. L'anno scorso per me è stata la prima esperienza con il TBL dopo tanti anni di lezione tradizionale e quest'anno mi sembrava ancora più importante adottare il TBL per coinvolgere gli studenti e rendere più partecipate le lezioni online che a mio parere alle volte rischiano di essere molto asettiche. Il mio bilancio al momento è molto positivo, certamente è una modalità molto impegnativa sia nella preparazione sia nella conduzione e ho notato che ci vuole molto più tempo per utilizzarlo in modalità online rispetto a quello in presenza. È sempre molto bello vedere gli studenti coinvolti, molto gratificante e quindi non potrei sicuramente tornare indietro alle lezioni frontali. Questi sono alcuni dei feedback che i miei studenti mi hanno dato ieri, in generale sono molto positivi. I ragazzi si sentono più coinvolti nel processo di apprendimento che vedono più stimolante, quasi divertente e apprezzano molto il fatto di poter lavorare in team, in cui si sentono responsabilizzati a studiare, a dare il meglio di sé e a contribuire al gruppo. Grazie per la vostra attenzione. Presso il corso di laurea. Buongiorno, sono Maria Carmen Usai e insegno psicologia dello sviluppo presso l'Università di Genova. Quest'anno ho proposto il team-based learning presso il corso di laurea di scienze della formazione primaria, dove insegno psicologia dello sviluppo al primo anno. Il TBL si svolge sulla piattaforma Teams. Vi partecipano 78 studenti suddivisi in 12 gruppi. I gruppi sono stati formati a inizio corso con la compilazione di un questionario che verteva sugli studi precedenti e sul successo accademico. Ho previsto 6 attività di TBL, ciascuna delle quali articolate in un momento di verifica delle conoscenze e mini lesson che richiede circa 2 ore e una parte dedicata invece alla soluzione dei problemi applicativi, a cui si dedicano 4 ore. Le sessioni a distanza richiedono più tempo rispetto alle sessioni in presenza ed è per questo che è necessario prevedere circa 6 ore per sessione. Oltre alla piattaforma Teams, ho utilizzato la piattaforma Moodle per depositare i materiali utili alla realizzazione del TBL e per erogare i quiz necessari per la fase di accertamento delle conoscenze. Per la fase T-Up utilizzo la piattaforma Forms, che mi consente di raccogliere simultaneamente le risposte di tutti i gruppi al quiz e di tenere memoria delle motivazioni che ciascun gruppo fornisce alle risposte. Queste motivazioni sono discusse in plenaria, ma sono oggetto anche di una valutazione che faccio a posteriori e che completa la valutazione di tutta la sessione TBL. Al termine di ciascuna sessione TBL, gli studenti compilano un questionario di valutazione fra pari attraverso la piattaforma Teammates. Il questionario non contribuisce alla valutazione finale della sessione TBL, ma mi consente di tenere conto della situazione dei gruppi e dei singoli in ogni momento. Le valutazioni che gli studenti forniscono sono relative alla propria preparazione e alla percezione della preparazione del contributo degli altri. Un'ultima domanda richiede agli studenti di esprimere come si siano sentiti durante la sessione TBL. In generale i giudizi, i commenti espressi dagli studenti sono molto positivi e entusiasti del tipo di attività svolta. Sono molto soddisfatta di questa esperienza con il TBL. L'impegno e la partecipazione degli studenti è molto gratificante e ripaga della fatica che il docente deve fare per realizzare al meglio tutte le attività. Sono sicura che riproporrò il TBL anche nei corsi nei prossimi anni accademici. Vi ringrazio per l'attenzione.
Bene, ricominciamo con i nostri appuntamenti settimanali dopo questo affondo sul TBL, e con un nuovo docente che al giovedì ci dice appunto che il suo corso in aula, in presenza, è espresso, apprezzato dagli studenti perché è fatto di attività di laboratorio, gli studenti fanno qualcosa di pratico e si confrontano. Questo docente vorrebbe in qualche modo dare per primo le informazioni di base su come lavorare, però è consapevole allo stesso tempo, che, in rete si trovano molte informazioni aggiornate, più recenti probabilmente dei libri di testo su cui poi gli studenti lavoreranno. È un corso da 150 studenti, quindi diciamo, il numero è molto elevato, ma questo docente si dice disponibile a organizzare solitamente quando lavora in presenza, lavorare più turni, organizzare più turni di lavoro in laboratorio. Quindi sappiamo che diciamo, fondamentalmente è disponibile a gestire questo tipo di attività. Quindi ci dice appunto che vorrebbe che questi studenti si confrontassero fra di loro su testi elaborati, insomma, su quello che stanno producendo, su quello che appunto gli esperti di didattica definiscono artefatti, ma che per noi sono davvero, cioè che tradotto poi nella nostra quotidianità, sono testi, sono saggi, sono elaborati, sono script, relazioni di laboratorio, video, insomma, tutto quello che può essere appunto un prodotto all'interno di un'attività didattica. E, in questo caso, e come vedete, stiamo davvero scalando le vette di questa piramide, perché con delle richieste come quelle appunto che ci fa il docente, che ci fa questo docente, riusciamo a coprire molti obiettivi, che sono la comprensione, l'applicazione, l'analisi, ma anche la valutazione, la creazione di prodotti. Quindi, diciamo, abbiamo davvero, diciamo, un corso che prevede queste attività, è un corso che spazia tra gli obiettivi della tassonomia di Bloom. Quale proposta facciamo? In questo caso, diciamo, per grandi linee facciamo riferimento al metodo degli EAS, degli episodi di apprendimento situato, che è un metodo che, diciamo, che è nello scenario della Flipped Classroom, ma diciamo, raccoglie molte altre suggestioni, molte altre teorie, quindi è molto, molto più ampia, quindi si sposta in un settore più ampio, e che ci parla di episodi, quindi proprio come idee con l'idea di avere dei piccoli blocchi proprio degli episodi, quindi di azioni contestualizzate, che sono organizzate in tre fasi. Una fase che è preparatoria, cioè quella fase appunto nella quale lo studente studia i contenuti di quell'argomento, si confronta con quell'argomento. Una fase che invece è operatoria, ed è quella in cui appunto lui è attivo, quindi elabora, agisce. E una terza fase in cui invece cioè a quella che viene definita come fase riflessiva, ristrutturativa, perché praticamente prevede appunto una chiusura di questa attività con un confronto con il docente. Quindi con una fase di debriefing, una fase in cui il docente va a intervenire su quelle misconception che possono essere venute fuori nel frattempo, nello svolgimento dell'attività, e così via. In questo caso, che cosa proponiamo? Come vi dicevo, si ispira a questa agli EAS, mancano dei pezzi, mancano degli elementi, però diciamo per grandi linee potremmo immaginarla strutturata in questo modo. Abbiamo una prima fase in cui praticamente il docente fa la presentazione dell'argomento, quindi parte, come ci diceva anche il nostro prof del giovedì, parte su questo
parte della presentazione di questa attività, però dando semplicemente degli stimoli che possono aiutare lo studente appunto a lavorare in autonomia. Tant'è che insieme a quelli che sono i materiali di studio, noi abbiamo inserito un forum dove condividiamo i materiali trovati in rete. Questo, diciamo, poi a prescindere, ecco, spero che questa nostra chiacchierata possa aiutarvi anche in questo. Pensiamo, per esempio, a un forum fatto così, anche in un corso che abbia una struttura diversa, un forum nel quale gli studenti possano condividere dei link, dei documenti che hanno trovato in rete, sono magari utili per produrre l'elaborato, per lavorare, può essere una ricchezza anche in un'altra tipologia di corso, in un corso pensato appunto con un'altra metodologia. In questo caso l'abbiamo aggiunto anche perché il docente ci diceva probabilmente in rete si trova su questo argomento molto di più e mi viene da pensare a quello che può essere diciamo, i materiali che possiamo trovare quando c'è una nuova versione di un software, quindi si cambiano rapidamente i materiali, i tutorial su cui possiamo lavorare e così via, così come anche allo stesso modo, non so, scoperte diciamo nell'ambito medico, insomma, tutto quello che cambia e si aggiorna con molto molto rapidamente. Chiaramente, ecco, uno spazio come questo può essere certamente una risorsa. Nella seconda fase abbiamo inserito un'attività che si chiama workshop, vi verrà poi spiegata nel prossimo webinar, però diciamo ci interessava inserirla perché è un'attività che prevede, che favorisce, che è fatta apposta in realtà per creare una valutazione fra pari. Cosa succede nel workshop? Lo studente consegna un compito in base a quelle che sono appunto le indicazioni date dal docente e nei tempi dati dal docente, infatti molto strutturata anche da un punto di vista di impostazioni tecniche, quindi è davvero molto strutturata. Si passa quindi, c'è questa prima fase di consegna, a cui segue una fase di ridistribuzione dei lavori fra tutti gli studenti, una valutazione incrociata, quindi ciascun studente può valutare due, tre o più lavori fatti dagli altri e diciamo utilizzando chiaramente i criteri che il docente fornisce. Quindi diciamo passiamo, è chiaro che il docente fa un po' da regista in questo caso, in questa attività. Il docente potrebbe chiedere, per esempio, agli studenti di autovalutare il loro lavoro oppure potrebbe valutare i lavori di tutti. Insomma, queste poi sono delle scelte stilistiche che si possono fare sul tema, insomma, c'è davvero molto da lavorare. Abbiamo inserito questa attività, ne avremmo potute inserire altre. Questa è una certamente delle più strutturate e, come ci dicevamo prima, scegliamo l'attività in base al livello di strutturazione che vogliamo dare al corso, all'attività, anche in base a quello che vogliamo farne di questa attività, se vogliamo che sia un esercizio o altro. Nella fase conclusiva immaginiamo una lezione in streaming che abbia proprio il senso di chiarire tutto il processo che è stato messo in atto. Quindi che sia un modo in cui ci sia la possibilità di confrontarsi, ecco perché è comunque necessario che sia un'attività in streaming. E che comunque nella quale il docente riesce a chiarire, quindi a dare la versione finale, a dire in effetti cosa funziona, cosa non funziona nello svolgimento di questa attività, dare in qualche modo un parere da esperto. Finisco finalmente, spero che, come succede a noi che aspettiamo il venerdì, spero per voi non sia stato così, magari. Andiamo al venerdì, quando appunto l'ultimo prof ci dice che vuole appunto confrontarsi, conf che vorrebbe appunto che i suoi studenti
si confrontassero su dei casi di studio, su dei problemi, imparassero a ragionare, a ragionare sulle questioni centrali della disciplina e che dal suo punto di vista gli studenti per crescere hanno bisogno di porre domande, di diventare autonomi nelle ricerche. La sua posizione, il suo ruolo, il ruolo che vorrebbe un po' avere è quello dell'esperto dei contenuti, cioè quello che arriva a un certo punto quando già ci sono delle conoscenze diffuse e quindi racconta appunto da esperto quello che è quel pezzo di disciplina. Ha 50 studenti, ma probabilmente attività di gruppo, discussioni cambierebbero un po' questi numeri, potrebbero modificare questi numeri. In questo caso, come andiamo a posizionarci nella nostra piramide? Uno studente che appunto partecipi a questo corso alla fine dovrà essere in grado di risolvere dei problemi, di lavorare in gruppo, di identificare i contenuti disciplinari del corso. Quindi vedete che anche in questo caso abbiamo 4 su 6, insomma, obiettivi raggiunti, obiettivi identificati. Come sempre ci diciamo, sono questi da quelli da cui partire poi per strutturare il corso. Il corso che andiamo a strutturare è un corso in cui, diciamo, il problema, lo studio di caso diventa fondamentale. Lo proponiamo qui in due versioni: una prima versione che è asincrona, è pensata prevalentemente, ecco, asincrona, è pensata per il singolo studente, un'altra invece è prevalentemente sincrona, è pensata per gruppi. Che cosa succede nella versione asincrona? Immaginiamo che ci sia una lezione in streaming nella quale viene presentata l'attività, c'è la lettura del problema dello studio di caso. Dopodiché, diciamo, proponiamo una serie di attività conseguenziali. Vedete, abbiamo attivato le condizioni in un forum, quindi qualcosa di molto semplice da gestire, un forum in cui di volta in volta chiediamo allo studente di fare un passo in avanti, e rispondere a una nuova domanda di analisi di quel problema. Fra i forum abbiamo vari tipi. Ci sono i forum monotematici oppure quella domanda e risposta, che sono praticamente, per esempio in questo caso, potrebbero essere utili perché consentono o da un lato di nel forum monotematico abbiamo un'unica domanda, quindi un unico argomento di discussione a cui ciascuno studente deve rispondere. Nel forum domande e risposte, se non sbaglio, lo studente deve praticamente rispondere a una domanda prima di vedere quello che hanno scritto gli altri studenti. Quindi in effetti sono due strumenti che possiamo utilizzare. E se guardate nelle impostazioni di completamento dei forum, c'è la possibilità di decidere appunto che quell'attività forum sia appunto completata se gli studenti hanno per esempio inserito almeno un post. E questo appunto ci permette di gestire quel meccanismo di completamento delle attività e accesso all'attività successiva che diciamo abbiamo presentato anche precedentemente. Quindi diciamo, una volta che lo studente ha fatto questi passaggi, gli chiediamo di consegnare quella che dal suo punto di vista è la risoluzione del caso. Questa quindi è la prima fase di analisi del problema. La seconda invece è una restituzione, quella in cui appunto il docente magari in una lezione in streaming commenta il caso con gli studenti e propone una serie di video lezioni, quindi che sono asincrone e di carattere più erogativo, che vanno a consolidare gli apprendimenti avvenuti. Questa, se pensiamo appunto a una versione asincrona per singolo studente. Se pensiamo invece a una versione sincrona per gruppi, abbiamo una struttura di questo tipo, dove quindi in una prima fase abbiamo l'analisi del problema, del caso di studio, sempre praticamente con delle attività in streaming, che siano o la consegna da parte del docente piuttosto che il lavoro di gruppo con collaborate che vedo vi sta incuriosendo. Invece
La seconda parte, una restituzione, assomiglia, diciamo, abbastanza a quella del caso asincrono, quindi con una lezione in streaming di chiusura e alcune video-lezioni o materiali di studio che vanno a confermare quegli apprendimenti. E, il meccanismo appunto dell'analisi del problema del lavoro in gruppo è il meccanismo che poi fa parte. Che ci richiama senza dubbio alla metodologia didattica del PBL, il Problem Based Learning, che adesso Antonella vi presenterà. A me tocca in qualche modo di dare cenni storici e soprattutto poi vedere l'applicazione pratica nelle università italiane, in particolare in quella di Modena in questo caso. Quindi quello che ci chiede la docente del venerdì abbiamo visto che potrebbe avere la sua risposta in questa metodologia che si chiama Problem-Based Learning o apprendimento basato sui problemi, che è una strategia di apprendimento che parte dal problema come punto di proprio di partenza per l'acquisizione di nuove conoscenze. Di solito gli studenti non hanno fatto lezione, non conoscono bene quell'argomento e si incontrano con il docente proprio in un'aula, come voi vedete in questa foto, e con un docente che propone loro una situazione problematica. E gli studenti attivano le conoscenze pregresse, iniziano a fare domande, iniziano a darsi delle risposte, appunto attivando quelle che sono le conoscenze che loro hanno già, per poi formulare delle ipotesi che dovrebbero essere il più possibile discordanti, per far nascere così una sorta di curiosità tra di loro e a questo punto poi vanno a studiare in maniera indipendente e ritornano poi per sintetizzare, raccontare quello che hanno trovato. Tutto questo lavoro di solito avviene appunto in piccolo gruppo ed è condotto da un docente che funge più da tutor. Questo metodo, che è stato introdotto da un neurologo, Howard Burroughs, nel 1970 in Canada e che in qualche modo è stato soprattutto sperimentato negli anni 80 nelle facoltà di medicina in tutto il mondo, si è poi diffuso negli anni 80, 90, 2000, 2010 in tutto il mondo e anche in tutti i corsi di laurea, tra cui appunto possiamo pensare a medicina veterinaria, ingegneria, sociologia e quant'altro. Anche in Italia è stato introdotto negli ultimi 30 anni, partendo da delle esperienze appunto da Bari a Foggia, nelle varie corsi di laurea in medicina e di infermieristica. E anche a Modena e Reggio Emilia abbiamo delle esperienze che durano ormai da molti anni presso il corso di laurea di infermieristica. E praticamente, in maniera molto sintetica, il PBL prevede che gli studenti, appunto, divisi in piccoli gruppi di 6 o 8, con un tutor che appunto li conduce, si incontrano per ogni problema per almeno 2 sessioni per 2 giornate. Nella prima, appunto, come vi dicevo, in aula chiariscono i termini poco chiari, fanno brainstorming, formulano delle ipotesi, le schematizzano e quindi individuano degli argomenti di studio. Poi, dopodiché, ognuno di loro va a casa sua a studiare o in biblioteca e tornano dopo 2 o 3 giorni o una settimana, quello che è deciso dal docente, per raccontare al gruppo le informazioni che hanno acquisito. Formulano ulteriori domande di ricerca e poi valutano il lavoro di gruppo e si autovalutano. In questo modo sviluppano molte competenze trasversali. E di solito il PBL dovrebbe avvenire in una stanza tipo questa, quindi un gruppo, un tutor, però molto spesso per problemi organizzativi all'interno delle varie università si possono anche utilizzare dei gruppi simultanei nella stessa stanza. Adesso la domanda è: ma è possibile introdurre il PBL online anche appunto in questa situazione appunto legata al coronavirus?
Abbiamo nel nostro webinar come partecipante la professoressa Stefania Costi, che l'ha introdotto nel corso di laurea in fisioterapia proprio in questo periodo qui e ha concluso la sua esperienza proprio giovedì scorso. E io ho avuto la possibilità di affiancarla in queste 30 ore come osservatrice e devo dire che ha funzionato. E quindi mi sembrava carino raccontarvi un attimo com'è andata per vedere che in effetti le cose che ci sta raccontando Anna Maria veramente possono essere messe in pratica e funzionano. Lei ha questo corso di principi di self-management aperto a 30 studenti. Lei quindi si è in maniera sincrona aperto il corso e ha proposto ai suoi studenti un problema. Questo problema, aiuto, scusate. Okay. Ha proposto il suo problema e poi ha diviso gli studenti in 30, che sono 30, in 6 gruppi da 5. Lei in realtà ha dato una sequenza di 3 problemi, adesso io ve ne faccio vedere uno. Dando questo problema, gli studenti hanno fatto innanzitutto all'interno dei singoli gruppi, che quindi erano divisi, come ci stavano chiedendo nella chat, appunto in 6 gruppi da 5, ogni gruppo aveva la sua lavagna virtuale e scrivevano le domande. Poi hanno scritto quelle erano le possibili risposte, quindi le ipotesi esplicative, e si sono dati gli obiettivi di apprendimento. Una volta individuati gli obiettivi di apprendimento, la sessione si è chiusa, ognuno è tornato a casa sua e tutti hanno studiato. Dopo una settimana sono ritornati e hanno fatto la sintesi in plenaria, raccontando ognuno quello che aveva trovato. E sia da un punto di vista delle scienze di base, sia anche da quello poi che è il loro specifico, ossia la parte riabilitativa, quindi risolvendo anche il problema. E alla fine hanno anche comunicato quali erano state le risorse che avevano trovato dal punto di vista bibliografico, eccetera, e hanno fatto un'autovalutazione e una valutazione di gruppo. A questo punto, anche noi ci siamo chiesti com'è andata, no? Se gli è piaciuta questa cosa oppure se avrebbero preferito delle video lezioni. E come voi vedete da questo grafico, emerge che gli studenti hanno molto apprezzato il corso, sono tutte risposte positive. E gli abbiamo chiesto perché li ha colpiti e voi vedete da queste risposte che gli è piaciuto il fatto di andare a studiare in maniera indipendente, fare una ricerca delle fonti, il fatto di lavorare in gruppo, il fatto di risolvere problemi, eccetera. E l'hanno considerata veramente un'esperienza molto utile e stimolante. Pertanto, vediamo che tutte le cose che ci ha raccontato un po' Anna Maria si possono veramente fare e possono essere molto efficaci e essere anche molto gradite dagli studenti. Siamo arrivati in fondo alla settimana, abbiamo visto questi 5 casi, queste 5 situazioni e abbiamo provato così in maniera intrecciata a darvi delle proposte sia metodologiche che più tecnologiche. Speriamo in qualche modo di aver soddisfatto le vostre curiosità e rimaniamo però disponibili a rispondere alle vostre domande se ne avete e che potete scrivere in chat naturalmente. E dall'altra parte, niente, vi poi mettiamo così, una piccola posso dire esortazione, ecco, a non fermarvi di fronte al mezzo tecnologico che, come voi vedete, avendo a Unimore questa grande risorsa che è il centro di Unove, questo Instructional Designer, abbiamo la possibilità veramente di poter tradurre online tutte le soluzioni didattiche, anche attive, costruttive e interattive, che noi vogliamo appunto realizzare per rendere sempre più efficace e significativo l'apprendimento dei nostri studenti. Io direi che sono le 16:14, abbiamo sforato di un quarto d'ora, siamo arrivati in fondo. Io volevo così ringraziare tutti i nostri collaboratori, tutte le persone che hanno partecipato e però una piccola nota bibliografica, volevo dire che io oggi sono molto contenta di essere qui con voi e di aver potuto così vivere questa esperienza con Anna Maria De Santis, perché leggevo un aforisma di Leonardo da Vinci che dice che Cristo è quel discepolo che non avanza al suo maestro. E
E dato che Anna Maria De Santis, io l'ho conosciuta sui banchi dell'università e si è laureata con me nel lontano 2006, oggi essere qua con lei e vederla così brava, devo dire che veramente mi ha riempito il cuore di gioia e quindi niente, ringrazio tutti e faccio tanti complimenti soprattutto a Anna Maria per questa bellissima presentazione. Troppo buona Antonella. Grazie Antonella, grazie Anna Maria. Se c'è qualche domanda, qualche spunto per approfondire, c'è Maria Luisa Genova e Antonella, non so se si riesce a leggere, che, a cui potresti, te la leggo. Maria Luisa Genova chiede: rispetto all'esperienza PBL appena descritta, mi chiedo se in quale misura i contenuti del prodotto costruito dal gruppo classe corrispondano alla lezione che il docente avrebbe ideato se avesse dovuto fare una lezione frontale tradizionale. Beh, questo dipende dagli obiettivi. Questo dipende dagli obiettivi del corso e degli obiettivi che il docente si dà quando sceglie un problema, nel senso che dando un problema, noi scegliamo e costruiamo un problema da dare ai nostri studenti avendo in mente degli obiettivi di studio. Pertanto, di solito funziona che uno dà il problema, gli studenti discutono e quando arrivano al salto 5, di solito definiscono gli obiettivi che loro stessi hanno individuato, ma che molto spesso si matchano, si incrociano con quelli che comunque si era dato il docente all'inizio. Per cui di solito c'è questa coincidenza. Quindi di solito anche la letteratura ce lo dimostra che è così. Non ci dovrebbe essere il timore che con il PBL non si fanno acquisire quelle conoscenze che di solito vengono trasferite attraverso la lezione tradizionale. Ci sono tantissima letteratura dal 1970 che ci sono studi comparativi proprio sull'acquisizione delle conoscenze e su questo di solito si è tranquilli, cioè alla fine gli studenti acquisiscono le conoscenze che sono previste. Non so se ci sono Ok, altre domande, è possibile averle slide? grazie. Rispondo velocemente a Silvia. Sì, è possibile avere le slide. Vai sul solito sito che ti scrivo, discorso.unimore.it, oppure un attimo vi inserisco la slide iniziale e se vai sul primo di questi siti trovi tutte le registrazioni, live, l'agenda delle attività, eccetera. Okay? Bene, allora io ringrazio tutti, ringrazio soprattutto Anna Maria Antonella per questa presentazione, per gli stimoli che ci hanno posto. Vi ricordo che l'obiettivo non è quello di offrire soluzioni, ma di proporre degli stimoli a cui il gruppo degli Instructional Design dei Technology poi è disposto ad approfondire in rapporti di coaching, quindi chiamateli, telefonateci per rispondere alle vostre esigenze. Vi ringrazio di nuovo tutti e ci vediamo mercoledì prossimo per il quinto webinar, che non sarà però l'ultimo, sarà l'ultimo prima di Pasqua, ma non sarà l'ultimo, ne metteremo in calendario sicuramente degli altri. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci.